L'autore del delitto è da ricercare fra chi aveva dimestichezza con quei luoghi e rapporto di conoscenza con Simonetta. Tale convincimento è fondato anche sulla circostanza non trascurabile che questa persona abbia incontrato la copertura omertosa di altre persone o, almeno, di una che, per il suo ufficio e per sua stessa ammissione, era presente in loco all'ora presumibile del reato e non può non averlo visto. Queste parole furono scritte il 6 dicembre 1991 in una richiesta di indagini inviata alla Procura da Claudio Cesaroni, il padre di Simonetta, ventenne, uccisa il 7 agosto 1990 a Roma, in via Poma 2, negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. L'uomo aggiunse: «Non ho alcuna preoccupazione a fare i nomi». A chi si riferiva? Nel settembre del 1990, Claudio Cesaroni entrò in possesso dei fogli dove i dipendenti registravano le loro presenze al lavoro. A fotocopiare per lui quelli relativi al trimestre giugno-agosto fu Luigina Berrettini, all'epoca responsabile dell'ufficio del personale. Claudio controllò chi fosse presente in ufficio il giorno del delitto e notò che la dipendente Giusy Faustini non aveva firmato l'uscita. Le chiese il motivo? Anni dopo, il 2 aprile 2003, l'uomo rivelò al magistrato Roberto Cavallone che indagava sull'omicidio. Dopo il fatto, più volte mi sono recato in via Poma per fare i miei accertamenti e ho notato come, inspiegabilmente, la signora Giusy, a dire della Berrettini, apparisse letteralmente terrorizzata ogni volta che mi vedeva. In effetti, anche io ho notato Giusy affacciarsi a una delle finestre e subito ritrarsi. La Faustini ha dichiarato che il 7 agosto 1990 lavorò fino alle 14:15. Ma il magistrato Cavallone era convinto che la donna potesse avere visto l'assassino. Peccato che non si potesse dimostrare, poiché nel frattempo i fogli delle presenze erano scomparsi. Dopo il delitto, gli investigatori non li sequestrarono. E quando 7 anni più tardi il magistrato settembrino Nebbioso chiese alla direttrice amministrativa Anita Baldi di cercarli, lei glieli fece avere con una nota. Mancavano quelli dal 10 luglio al 13 novembre. Perché occultare un periodo così ampio? Cosa si voleva nascondere? La risposta è nei documenti ritrovati a casa Cesaroni nell'aprile scorso. Da queste carte risulta che la Faustini non firmò l'uscita il giorno del delitto, ma anche che in via Poma aveva lavorato un uomo mai interrogato, Pierpaolo De Risi, all'epoca 28 anni, figlio di Maria Luisa Sibilia, impiegata e cognata di Anita Baldi. Tra il luglio e il novembre 1990, il giovane fu assunto come collaboratore esterno agli Ostelli. La sua firma compare sul foglio del 10 luglio, insieme a quelle di sua madre e della Faustini. Nessuna delle tre lo ha mai riferito ai magistrati. Ancora oggi, Sibilia e Berrettini negano la sua presenza. Perché? Quel giorno, le tre donne smisero di lavorare alle 14, mentre De Risi alle 14:40. Aveva le chiavi dell'ufficio per chiudere la porta al momento di andare via? I dipendenti lo facevano. Lo confermò il 6 giugno 1996 la Sibilia ai magistrati. Ogni volta che ognuno di noi usciva durante l'orario di lavoro, al rientro utilizzava le chiavi in sua dotazione. Precisò. Il primissimo pomeriggio del 7 agosto fui l'ultima a lasciare l'ufficio. Chiusi tutte le finestre e le serrande, chiudendo la porta d'ingresso con la chiave lunga, senza utilizzare altre chiavi, perché di abitudine abbiamo sempre fatto così. Il giorno del delitto, Sibilia lasciò l'ufficio alle 15. Sapeva che mezz'ora dopo sarebbe arrivata Simonetta. Davvero le fece trovare tutto chiuso? Chi, oltre ai dipendenti, aveva le chiavi? L'assassino era nell'ufficio quando la ragazza arrivò, oppure entrò dopo usandole? La Faustini era presente? Vide qualcosa? Da quando lavorava in via Poma, Simonetta riceveva telefonate anonime da un uomo che le faceva apprezzamenti. La ragazza lo aveva confidato a un'amica 48 ore prima del delitto e anche a sua madre. Il 17 aprile 1996 il padre disse ai magistrati: «Questo signore chiedeva, ma non mi riconosci?» Per non riconoscerlo, probabilmente l'aveva incontrato da poco. Chi era? Non è mai stato individuato
e ora la procura vuole chiudere l'inchiesta senza avere interrogato i dipendenti su quello che emerge dai documenti ritrovati dopo 34 anni. Il 19 novembre si terrà l'udienza per l'archiviazione. La famiglia Cesaroni si oppone e ha chiesto che vengano riverificati tutti gli alibi e anche la presenza di De Risi, che aveva lobby della pittura. Inoltre pubblicava messaggi inquietanti. Era ossessionato dalla giornalista Rai, Maria Luisa Busi, che si chiama come sua madre, e da Simona Ventura. In un video pronuncia una sentenza di morte contro le signore della TV. Dice: «Si procederà il giorno 10». De Risi aveva conosciuto Simonetta? Sapeva qualcosa di utile per le indagini? Non lo sapremo mai, perché è morto il 31 maggio scorso.